Ciao a tutti amici di BCTV, bentrovati, nuovo appuntamento con una Cycling Talk. È con noi questa sera, lo vedete, Lorenzo Milesi, campione italiano juniores della specialità della cronometro. Ciao e benvenuto Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Grazie La per settim... l'invito. Figurati, grazie a te per la disponibilità e per la presenza. Sappiamo che siete ricchi di impegni anche sportivi in questo periodo particolarmente intenso. La scorsa settimana è stato con noi Mattias Vacek, che era il campione europeo della cronometro. Oggi abbiamo un altro cronoman. Tu, nell'occasione del campionato europeo, hai ottenuto anche una medaglia di bronzo insieme al titolo italiano. Immagino siano i due momenti più belli della tua brevissima carriera e anche di quest'annata un po' particolare. Beh, senza dubbio, cioè, è stato bellissimo fare il campionato europeo perché vestire la maglia della nazionale comunque fa sempre grande piacere. Era la mia prima volta, quindi là ti lascio immaginare l'emozione. E poi però è anche la mia vittoria al campionato italiano, quella è stata... è stato il mio obiettivo della stagione e quindi era la cosa che volevo di più in questa stagione, la più Eh sì, grande davvero, soddisfazione, diciamo. davvero due belli e importantissimi risultati anche a livello internazionale con questo campionato europeo. Tra l'altro la tua è una storia molto particolare, molto curiosa, perché è da poco che hai iniziato a correre in bicicletta e magari tra poco la andiamo anche a raccontare. Più nello specifico ti volevo chiedere, tu l'anno scorso sei stato un po', diciamo, la sorpresa al campionato italiano cronometro con quella medaglia d'argento che avevi conquistato, quest'anno la medaglia d'oro, il titolo italiano. Nello specifico, come ti sei preparato per questo appuntamento? Ma sì, appunto era, siccome l'anno scorso avevo fatto secondo e volevo rifarmi visto anche l'esperienza che c'era stata dopo, e l'ho preparata, però diciamo che venendo dalla preparazione del campionato europeo non mi sono concentrato proprio tantissimo quelle le ultime 2 settimane, però sapevo di essere uno dei favoriti e anche per questo era ancora più dura. E certo, per gli amici che si sono appena collegati, ricordo siamo, vedete, in diretta con Lorenzo Milesi, che è il campione italiano della cronometro nella categoria juniores, medaglia di bronzo ai campionati europei sempre della cronometro, atleta bergamasco della ciclistica trevigliese. Abbiamo detto che questi due importanti risultati arrivano anche in questa annata un po' tribulata, particolare, per i motivi che tutti sappiamo. Vorrei fare con te un passo indietro qualche mese fa, un periodo molto difficile per tutti, anche per voi atleti, il lockdown, non si poteva uscire a pedalare. Come hai vissuto quelle settimane anche tu da Bergamasco, comunque una delle terre più colpite dalla pandemia? Beh, è stato uno dei periodi più duri della mia vita, anche strano, diciamo, perché è una cosa un po' inusuale, non, cioè, anche solo non andare a scuola, non poter uscire, però da un lato ero contento, cioè non è che ero contento per il lockdown, però ero contento perché sapevo di poter tornare a correre, cioè non sapevo quando, però sapevo di poter tornare a correre, e Certo. dall'altro mi dispiaceva perché... Era comunque da un bel po' che non correvo e non avrei potuto correre per altro tempo. Certo. Nel frattempo arrivano anche i primi commenti. Matteo Freguglia, che è il direttore sportivo di un'altra squadra juniors, Aspiratore Telli, ti fa i complimenti. Complimenti a te, Lorenzo. La cronometro è una disciplina che conosco bene. Anche tu, e anche su strada, hai dimostrato di dare filo da torcere a tutti. Anche la Coppa d'Ondio ha dimostrato di lavorare per la squadra. Quindi, ringraziamo Matteo per il Grazie mille. commento. Immagino che faccia piacere anche ricevere i Certo. complimenti dagli esponenti delle altre squadre. E anzi, approfitto per invitare anche a scrivere, a mandare delle domande anche eventualmente a Lorenzo, che sarà nostro compito girargliele, magari ci risponderà. Intanto, anche qualche avversario di lusso manda i saluti. Andrea Montoli, immagino che lo conosci, ti saluta anche con una faccina. È l'altro campione italiano della categoria juniores su strada. Anche lui, qualche settimana fa, è stato nostro ospite. Ho detto prima, Lorenzo, la tua è una storia particolare, perché tu fino a un paio d'anni fa eri un calciatore, no? Giocavi a calcio, e poi puoi raccontarci come
è arrivata questa svolta nella tua carriera sportiva e ti sei dato al ciclismo? Beh, diciamo per caso, cioè io ho giocato a calcio per 11 anni, fino a quando avevo 16 anni, e poi un giorno a scuola, mentre giocavamo a calcio, mi sono rotto i legamenti della caviglia, e quindi vabbè, dopo ho dovuto fare la riabilitazione, e comunque avrei dovuto tenere un tutore per continuare a giocare, però ho detto preferisco puntare a qualcos'altro piuttosto che continuare a rischiare di peggiorare la situazione. E così un giorno a caso non sapevo che sport decidere di fare, e ho detto cioè che provo a andare in bici, pedalare un po' e via. E come sono andate le prime uscite in bicicletta? Ma erano dure. Mi ricordo che uscivo con era un pedale brembillese, e le prime uscite le ho fatte con gli esordienti, anche se io ero allievo, ma facevo più fatica di loro, diciamo. E poi niente, da lì ho iniziato a giugno, e l'ultima settimana di luglio ho fatto la prima gara, e alla terza corsa sono caduto e mi sono rotto la clavicola, quindi ho fatto un altro periodo Esatto, fermo. Infatti proprio in questo momento è arrivato un commento ancora di Matteo che ricordava proprio questo episodio della rottura della spalla. E poi niente, l'ultima parte di stagione era più che altro per cercare la squadra, perché non sapevo bene dove sarei andato e se fossi riuscito a continuare. Però quando ho ricominciato abbastanza bene. Per fortuna la Trevigliese mi ha visto, e devo ringraziare anche Redi e tutta la Trevigliese che mi hanno dato questa opportunità. Certamente, sono stati bravi anche in certi versi, lungimiranti a scommettere su di te, e direi che quest'anno gli hai, ma già anche l'anno scorso, restituito tutta la fiducia che ti hanno dato. Ciclistica Trevigliese, che tra l'altro quest'anno, in particolare nella categoria juniores, sta vivendo una stagione davvero molto bella, importante. Oltre ai tuoi risultati ci sono anche quelli dei tuoi compagni. Mi viene in mente ad esempio Piganzoli, che ha vinto tra l'altro proprio la domenica scorsa, Pini, Romele, ma davvero tutti si stanno comportando molto bene. Tu come ti stai trovando in questi 2 anni di militanza con la maglia della ciclistica trevigliese? E l'hai nominato prima, Redi Alilai, il tuo direttore sportivo, è anche un ex professionista. Quanto è importante anche il suo aiuto, in particolare nel tuo caso, anche per crescere, per imparare? E allora, nella ciclistica trevigliese io mi sono trovato da subito benissimo, appunto grazie anche a Redi che mi ha sempre sostenuto, anche l'anno scorso quando le prime gare non andavo tanto bene, continuavo a cadere così, però lui ci ha sempre creduto in me. E poi niente, cioè già l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, si è creato un gruppo fantastico, e quindi credo che i bei risultati siano dovuti anche a questo. Certo. Ti vorrei chiedere una curiosità anche mia. Secondo te, quali sono le difficoltà maggiori che un ragazzo come te, che inizia a correre così tardi, trova nel momento in cui si ritrova in un gruppo di 150-200 corridori, e come hai dovuto affrontarle? Immagino sia stata una delle cose più difficili, soprattutto all'inizio. E dall'altra parte, invece, qual è il vantaggio, secondo te, di arrivare così tardi e magari avere qualcosa di diverso dagli altri, una motivazione diversa? Beh, allora, la difficoltà è stata senza dubbio lo stare in gruppo, ma anche cercare di capire come funziona, come sono le gare. Cioè, io sinceramente le prime gare non capivo come funzionava, attaccavo subito e vabbè, mi finivo in fretta, diciamo. Anche adesso devo comunque migliorare in queste cose. Mi manca, diciamo, un po' di esperienza avendo iniziato così tardi. Però Certo. diciamo che il vantaggio penso che sia che arrivando così tardi non ho avuto, cioè non ho dei precedenti, e quindi ho tutto da dimostrare. Chiaro. E hai ancora probabilmente dei margini di miglioramento rispetto a quello che già
abbiamo visto che è già qualcosa di importante. Invece come calciatore, com'eri, qual era il tuo ruolo? Dove giocavi? In quale squadra giocavi? Giocavo qua nella squadra del paese, San Pellegrino, e okay. Ho fatto il difensore e poi il terzino. E sì, niente di eccezionale. Semplice, dai. Ok, e la tua squadra del cuore calcisticamente parlando qual è? Se c'è. Diciamo che tengo al Milan, però non seguo molto il calcio. Anche prima quando giocavo comunque non cioè mi piaceva giocarlo ma non seguirlo. Certo. Chi ci segue invece è il tuo direttore sportivo Redi Alilai, che riferito a quello che hai detto probabilmente prima scrive: non solo le prime gare, ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, decidi tu. No, sono caduto anche sabato, diciamo. Ok, si scherza sicuramente. Ho avuto modo di leggere una tua intervista di qualche mese fa, anzi dello scorso anno, dove raccontavi un po' anche la tua storia, parlavi un po' di te e della tua famiglia. Mi ha colpito due cose, diciamo. Parlando dei tuoi genitori, il tuo papà è un pasticcere e tua mamma è un'infermiera. Ti volevo chiedere come si concilia il fatto di essere un atleta, un ciclista, quindi attento alla dieta e avere papà pasticcere, e questa è la cosa, diciamo, un po' meno seria, mentre quella più seria il lavoro di tua mamma. Immagino che negli ultimi mesi anche voi in famiglia lo abbiate vissuto in un modo un po' particolare, con tutto quello che abbiamo già detto prima, che è successo con la pandemia. Beh, allora, con mio papà, cioè, il problema è la dieta, però diciamo fino adesso non ho seguito dei regimi ferri di dieta, diciamo. E anzi è un vantaggio quando mi fa le crostatine così per uscire. Ecco. Invece mia mamma insegna il corso di laurea in infermieristica e nel periodo della pandemia è andata ad aiutare appunto in ospedale, e niente, cioè, vabbè, una situazione strana di suo, quindi non so cosa, certo. Cioè, era dura, però era per tutti. Chiaro. E le persone come tua mamma e tutti coloro che hanno svolto il lavoro in quel periodo sono sicuramente da ammirare e da ringraziare. Torniamo a parlare di ciclismo nello specifico. La domanda che ti voglio fare ancora è: cosa poi ti ha fatto innamorare del ciclismo? Cosa ti ha colpito, venendo anche dal mondo del calcio, rispetto al mondo del calcio, che ti ha detto: questo è il mio sport? Beh, allora, diciamo che io seguivo già il ciclismo, più del calcio. Però quando ho iniziato ad andare in bici ho capito che, cioè, era una questione che se tu non vai c'è poco da fare, non come nel calcio che se magari c'hai quel giorno no, comunque corrono c'è gli la altri. Squadra. Esatto. E niente, questa cosa mi è piaciuta. Mi è piaciuta. E come ambiente, secondo te, quali sono le differenze tra il mondo del calcio e il mondo del ciclismo, anche a livello giovanile, magari senza guardare troppo in là? Beh, nel calcio si allena molto di meno, e inoltre il rapporto che si crea con l'allenatore è molto diverso. Cioè, sei molto più in contatto nel ciclismo, almeno per le esperienze che ho avuto io. Certo. Sì, e ti leghi molto di più con le persone. Chiaro. Prossimi impegni di queste settimane che arriveranno, quali sono? Beh, allora, domenica corriamo nella provincia di Brescia, poi c'è, vabbè, il Buffoni, e invece l'appuntamento che ci siamo dati come squadra è il campionato italiano crono squadre, che è l'1 novembre a Treviglio, in casa. Infatti era proprio questa la domanda successiva che ti volevo fare. Primo novembre a Treviglio, la tua società ciclistica trevigliese, approfittiamo anche per salutare il presidente Marco Taddeo, organizzerà proprio il campionato italiano della crono squadre, e parlando anche con il presidente diceva: quest'anno abbiamo anche una bella squadra per ambire a qualcosa di importante nella categoria juniores. I risultati stanno dicendo che comunque siete una bella squadra, non ci sei solo tu, abbiamo nominato prima anche i tuoi compagni. Immagino che in questo periodo ci sarà anche un lavoro di preparazione con Redi, proprio per essere pronti per un appuntamento così importante sulle strade di casa.
Beh, certo, sicuramente. Però vabbè, adesso c'è la scuola, che quindi ci Chiaro. saranno qualche difficoltà, però penso che ci troveremo e proveremo più e più volte il percorso i vari cambi della cronometro. Immagino, adesso una cosa mi viene in mente ora a proposito dell'allenamento, tu hai giocato a calcio, abbiamo detto uno sport di squadra, ma il preparare una cronosquadre, l'affiatamento che c'è tra i componenti di una squadra, credo che sia una cosa davvero eccezionale, particolarissima, che non ha nulla a che fare con la squadra, diciamo, calcisticamente parlando, Beh, sicuramente. Io sinceramente l'unica cronosquadra che ho fatto, vabbè, a parte il Giro del Friuli, però la cronosquadra è l'unica vera che ho fatto, era ad allievo e no? c'eravamo sempre lì a Treviglio e ci eravamo divertiti davvero tanto. Certo. Ricordo a fine che, anche se non eravamo andati chissà quanto bene, però ce la ridavamo come dei matti. Certo. Hai un idolo nel ciclismo, un corridore che ti piace particolarmente o a cui ti ispiri? Nessuno in particolare, mi piace un po' come corre Roglic, però diciamo che mi Non è piace che... vedere le gare in generale, quando si dà in battaglia. Parentesi, mi sono dimenticato di chiederlo prima, l'hai accennato poco fa, a scuola cosa studi? Meccatronica, sono all'ultimo anno qua al San Distituto Tirolo Pellegrino, di Zogno. a Zogno. Ok, è una domanda che ti avrei fatto, ma resto un passo indietro, vedo che l'ha fatta ancora Matteo Freguglia, quindi te la ripropongo. Dice: domanda bomba, ciclomercato, dove vai l'anno prossimo? Se si può dire, se si sa, se hai già deciso o se non si può dire, non ce lo dici. Beh, ho deciso, però aspetto che esca la Ancora. notizia. Comunque hai già trovato una squadra anche per l'anno Sì. prossimo. Ok, e allora attendiamo ufficializzazioni e sicuramente poi ne parleremo anche su bctv.it quando sarà ufficiale la cosa. E parlando di futuro, per chiudere, qual è il tuo sogno nel cassetto? Dove ti piacerebbe vederti tra qualche anno? Beh, tra qualche anno mi piacerebbe vedermi al Giro d'Italia, sinceramente, e magari indossare anche la maglia rosa. Ah beh, abbiamo detto niente. E c'è un'altra gara in particolare, magari che ti piace, o la gara, diciamo, per te dei sogni è proprio il Giro d'Italia. No, Giro d'Italia e anche il Fiandre. Immagino, non credo, hai avuto modo già di andare a correre sulle strade del Belgio, No, no? Ti piacerebbe, purtroppo. però immagino magari. Già prima di diventare professionista, avere magari l'opportunità di fare qualche gara là, no? Sì. L'anno prossimo ci sarà anche il mondiale nelle Fiandre, tra l'altro. Speriamo. Va bene, grazie davvero. Intanto arrivano ancora altri messaggi, vediamo. Andrea Moioli, stragrande Lorenzo Milesi, spacchi fra il futuro Giro d'Italia e maglia rosa. Grazie. Io non lo conosco, ma immagino che tu lo conosca, non so. Grazie davvero Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato, per la tua disponibilità e anche Grazie a te. il piacere di chiacchierare con te. Ti facciamo un in bocca al lupo per le prossime gare, in particolare anche per tutta la tua squadra, per quell'obiettivo che hai detto che è la cronosquadre, che immagino, come hai detto, che è l'appuntamento un po' clou di questo finale di stagione. Complimenti ancora per i bei successi che hai ottenuto e ti auguriamo davvero di un giorno di poterci arrivare al giro d'Italia, magari chissà, anche alla maglia rosa. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito da casa e che hanno anche commentato e mandato i saluti a Lorenzo. Grazie Lorenzo, ciao e a Grazie presto. mille a te, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, buonasera a tutti.